So Easy, una bella canzone. Qua siamo negli anni negli anni 70 con Linda Ronstadt, ha fatto anche altre canzoni, però questa rimane quella più nota, quella più conosciuta. Ogni tanto la ripeschiamo, la sentiamo, l'ascoltiamo. Questo è il nostro classico It's So Easy, un appuntamento offerto da Gelateria Fiori d'Arancio di Zogno. Richiedi la tessera. Ogni 10 kg di gelato, un chilo è in omaggio. Gelateria Fiori d'Arancio. Nuova gestione a Zogno sulla provinciale della Valle Brembana. Aperto 7 giorni su 7. Colazione, colazione con Radio Alta. Allora, intanto grazie per i vostri messaggi, però certo che sul Jobs Act non mi avete assolutamente detto nulla, se l'avete capito il significato, se lo riuscite a dire Jobs Act, non so che non è facile, parleremo con degli esperti intorno alle 8:20, proprio su questo ci sarà un convegno in giornata. Mi chiedete se per il prossimo weekend ci sarà il sole, ebbene sì, il prossimo weekend ci sarà il sole, così mi hanno detto i nostri esperti, i nostri meteo men. Sono le 7:48. Cari amici di Colazione con Radio Alta, ebbene, a questo punto do il benvenuto ai miei ospiti, in particolare il benvenuto al dottor Gabriele Alari, che è direttore del Dipartimento di Angiologia presso la Casa di Cura Palazzolo, che è con noi. Buongiorno, buongiorno professore, grazie per essere qui in studio, anche perché stiamo per parlare di angiologia, poi ci spiegherà che cos'è. Lo facciamo anche con Pasquale Intini di Politerapica, che ormai insomma, voi amici di Colazione ne conoscete perfettamente, perché spesso è nostro ospite, sponsor della nostra trasmissione, ma questo mi fa molto piacere, mi fa onore, anche perché abbiamo portato la medicina in casa dei nostri amici ascoltatori dei bergamaschi, grazie a Medicina Vicina, che appunto ha inventato il dottor Intini, che è qui con noi. Buongiorno Pasquale Intini. Allora, angiologia, nella mia ignoranza medica, io ho chiesto ai nostri esperti che cos'è angiologia, mi diceva una cosa importante Pasquale, che la somma delle vene che noi abbiamo nel nostro corpo è pari a 100.000 chilometri. Vene, arterie, vasi capillari messi insieme sono di una lunghezza pari a 100.000 chilometri, due volte e mezzo la circonferenza della Terra. Incredibile, quindi questa è l'importanza delle nostre... Adesso io voglio lasciare assolutamente al dottor Alari ogni commento sulla cosa, faccio solo una considerazione: non c'è un minimo angolo, una minima cellula del corpo umano che non sia raggiunta da un vaso che porta del sangue pulito e che poi riporta indietro il vaso, il sangue non più pulito. Mm-hmm. Allora, dottora Alari, intanto grazie per essere qui questa mattina per farci capire un pochino. Prego, buongiorno a lei, buongiorno anche ai telespettatori, spero di non rovinare la loro colazione con degli argomenti così importanti. Importanti, ecco, io credo che poi i nostri ascoltatori lo abbiano capito, noi al mattino scherziamo, giochiamo anche con tanti amici, però insomma, poi parliamo anche di cose più serie, come quella cioè il tema della salute. Vene varicose, io inizialmente con il dottor Alari ho detto, insomma, mia mamma aveva le vene varicose, quindi è genetica questa cosa, anch'io qualche venuzza, ogni tanto mi fa male la parte inferiore della gamba, perché sento che c'è un po' di calore, no? Sono queste vene. Beh, dire genetica è una parola grossa, dire che c'è una familiarità di certo. Chi al papà, al padre e alla madre con delle vene varicose ha un'altissima probabilità di avere le vene varicose, chi ha un solo genitore con le vene varicose ha una probabilità un po' bassa, ma è di certo portato ad una patologia di questo tipo. Ecco, controllare le nostre vene, perché è importante, quando soprattutto le vediamo in superficie, no? Io mi accorgo guardando le gambe soprattutto che... Se si vuole fare un discorso un pochino più importante di questo, le vene delle gambe sono di due tipi, profonde e superficiali. Mm-hmm. Le vene profonde sono più importanti perché in esse si può sviluppare la famigerata famosa trombosi, sì, che è una malattia importante che può dare delle sequele e delle conseguenze importanti, e c'è l'altra patologia un po' meno importante, questa da tenere presente, che sono le vene varicose a livello delle vene delle gambe, che colpiscono il circolo venoso superficiale delle gambe e degli arti inferiori. Quindi con tutte le sue manifestazioni. Farsi controllare una gamba gonfia vuol dire prima escludere una trombosi, patologia importante.
secondo, vedere che non ci siano nelle vene varicose importanti come quelle che ha avuto probabilmente sua madre, avendo avuto ben tre figli. Noi eravamo tre, tre. Non ci sono più le madri di una volta. No, adesso si fanno. Ma quindi diciamo la donna è più predisposta. Sostanzialmente davvero. In realtà se posso un secondo soltanto, è stato fatto un importante studio in Inghilterra che ha sfatato questa convinzione. Uh-huh. In realtà la donna è più predisposta perché va di più dal medico preoccupata per le sue gambe. Quindi c'è più prevenzione, quantomeno. Naturalmente, che è la parola più importante nell'ambito dell'angiologia di cui si parla e che non si sa ancora bene, non avete ancora capito bene che cosa sia. Mi riservo di avere una trasmissione di 24 ore per spiegarla bene. Tutta. No, in realtà noi abbiamo pochi minuti, però già con la sua bravura e simpatia riusciamo quantomeno a capire qualcosa di più. Senza arrivare alla trombosi, ecco, che è la parte estrema, che tipo di problemi possono dare queste vene? A parte il dolore, ogni tanto io sento... Le vene varicose in un uomo come lei possono dare soprattutto prurito. Ecco, basta, mi fermo lì. Lei si tenga il suo prurito e comincia a pensare di andare a farsi vedere da un angiologo. Ecco. Nelle donne ci magari la dottora Lari. Sono molto occupato. Vada da una delle... Lo confermo. Occupatissimo. Vada da una delle mie dottoresse. Va bene. Mi farò consigliare. Molto bene. E per quanto riguarda le donne, oltre al prurito ci sono i sintomi altrettanto importanti, gonfiore, senso di pesantezza e poi alla fine anche l'edema. Mm-hmm. Per cui una donna, un uomo, quando hanno questi sintomi dovrebbero perlomeno fare vedere le proprie gambe. Certo. Al marito, alla moglie, al partner, ma anche all'angiologo volendo. Senta, i consigli, soprattutto quello che non bisogna camminare. Fare. Camminare, quindi... Camminare fa bene. Io dico che per le vene, diciamo così brutalmente, senza fare una distinzione particolare, per le vene degli arti inferiori delle gambe ci sono tre cose fondamentalmente. Uh-huh. La deambulazione, io dico perché determina contrazioni del polpaccio e il sangue viene spinto in alto. Io dico sempre alle mie donne, camminate, correte oppure andate a ballare tutte le notti i ritmi sudamericani, che si rovinerà il vostro matrimonio ma vi rimarranno delle gambe. Fantastico. Stupende, delle gambe stupende. Credo che e sia questo, una prevenzione, una delle preferite. Questo è il movimento. La seconda cosa importante è la buona calza elastica, e non mi addentro in questo discorso. Quelle calze contenitive. La terza cosa che fa bene il chirurgo vascolare oppure il flebologo interventista, quando però sia il caso. Ok, perfetto. Io ecco, perdonami, io però volevo dire che quando parliamo di angiologia parliamo di vene, ma parliamo anche di arterie, quindi parliamo anche di un altro mondo dove i problemi possono essere ugualmente molto, molto complessi. Allora, abbiamo pochi minuti, ne approfitterei, se il dottor Allari me lo consente, con Pasquale Intini per dire che c'è un porte aperte. Io ormai l'ho chiamato così, mi piace questa cosa del porte aperte in politerapica. Questo avverrà quando, Pasquale? Questo avverrà domenica dalle 9 alle 13. Domenica 29 marzo in Politerapica, con prenotazione sarà disponibile lo facciamo con la collaborazione del dottor Alari e di una sua collaboratrice, la dottoressa Bona. E ci saranno delle valutazioni, degli incontri di valutazione, delle microvisite, chiamiamole certo, così, certo. Di prevenzione e valutazione della condizione di salute delle vene e delle arterie. Ecco, credo che sia un'altra occasione per controllarsi, no? Noi stiamo parlando di questa prevenzione del nostro corpo su tante cose, grazie a Medicina Vicina c'è questa, ecco, screening è una parola un po' abusata, però diciamo che chiunque gratuitamente voglia farsi controllare, voglia chiedere un parere, voglia chiedere un consiglio, voglia capire o soprattutto voglia prevenire, perché salute è innanzitutto prevenzione, l'abbiamo detto mille volte, beh, domenica con la cortesissima collaborazione del dottor Alari, che è il dottor Alari, e della dottoressa Bona, chiunque lo potrà fare, ripeto,
previo appuntamento, però, certo, ecco, prenotatevi perché è importante, poi arrivate in tanti, poi non ce la si fa a controllare tutti, quindi diventa un po' più difficile. Il numero telefonico di Politerapica che possono fare i nostri amici è il numero di Politerapica 0352984 68. Ok, 298468 per prenotare la vostra visita. E poi, come sapete, c'è medicina vicina anche per il mese di aprile, con la formula che sapete delle €60 senza lista d'attesa, e poi anche per le visite invece quelle specialistiche del mese un po' quelle meno. Di angiologia nel mese di aprile saranno a 50 euro. Sì, che sembra una cosa un po' da mercato, vi facciamo soltanto per attirare, focalizzare l'attenzione su un tema. Noi ogni mese ci focalizziamo su un tema e con la collaborazione del dottor Alari e delle sue collaboratrici il mese di aprile lo dedicheremo al mese delle vene. Bene, allora io arterie. Adesso concludo questo momento, mi faccio visitare. No, sto scherzando. Domenica, se vuole, la mia prima vittima. Perfetto, domenica sono il primo, mi devo prenotare, adesso chiamo, faccio il numero. Dottor Alari, intanto grazie per essere stato qui questa grazie mattina, complimenti per il suo lavoro. Gabriele Alari, direttore dipartimento di angiologia Casa di Cura Palazzolo, oltre a tante altre che ci seguono nella Bergamasca. Grazie a Pasquale Intini, direttore di Politerapica. Noi ci sentiamo prossimamente per altri appuntamenti, poi anche verso casa, visto che ormai siete di casa qua, ormai Pasquale Intini è di casa qui a colazione con Radio Alta. Grazie davvero. Allora, a questo punto cambiamo totalmente argomento, perché si gioca ancora con colazione. Ci sono degli occhiali bellissimi per voi, quelli sportivi, quelli che amano i nostri amici biker, quelli che vogliono andare a correre, dato che il dottor Alari diceva appunto questo, ebbene, un movimento fisico fa bene alla nostra salute. Se volete prenotarvi, fatelo adesso, così giocate con noi, vincete questi bellissimi occhiali di Fuji Bike Store. 035 32 54 13 da adesso, non fateci aspettare perché poi non abbiamo altro tempo, dobbiamo parlare anche del Jobs Act nel corso della nostra trasmissione di colazione con Radio Alta. Fra poco l'informazione, poi le nostre sentinelle anche per capire come è il traffico, poi giocheremo con voi se vi prenoterete, 035 32 54 13, e poi con Angelo Carrara, presidente di Confartigianato, parleremo appunto del famigerato Jobs Act, questo alle 8:20 qui a colazione con Radio Alta.